Ragazzi, buon Ferragosto. Sì, lo so, sono atterrato un pochino corto, però vi vogliamo dare un po' di possibilità per passare il Ferragosto con le persone alle quali tenete di più. E allora oggi torniamo da Daniele Rastrelli, torniamo a Livorno, torniamo in Toscana, perché ci spariamo un bel pacco di Ferragosto, un bel box di Ferragosto. I box di Ferragosto li conosciamo bene qui su BB Cool. Vi danno la possibilità di essere estremamente versatili e di mettere tutti d'accordo, perché se magari un taglio è meno preferito da qualcuno, invece con il box, ragazzi, ci sarà quello che mangerà più salsiccia, quello che mangerà più Prussian Black, quello che mangerà più St. Louis, e già vi ho svelato la composizione del pacco che Daniele e il suo team organizzano per Ferragosto. Io vi ricordo, come sempre, angolodellacarne.it, con spedizione da 24 a 72 ore a seconda di dove siete in Italia, con corriere naturalmente refrigerato e spedizione gratuita se andate a spendere un minimo di 130 euro, altrimenti tariffe diverse a seconda di dove siete nel nostro paese. Vi aiuto però con il nostro codice sconto, che è sempre BBCool10, che vi dà la possibilità di ottenere un meno 10% su tutto il vostro carrello. Davanti ho un ben di Dio. Un ben di Dio, esatto. Perché? Perché a disposizione ho una Prussian Black di Sashi Europa, non Finlandia, da circa 1,3 kg, bomba, della pancetta, 1, 2, 3, 4, 5 salsicce, e della coppa di suino. Mancano le St. Louis, St. Louis che avete già visto in una cottura precedente e che oggi non rifacciamo, che però compongono ovviamente il box di Ferragosto. E come sempre, quando per l'angolo della carne parliamo di maiale, parliamo di maiali allevati allo stato brado senza l'utilizzo di farine, praticamente a chilometro zero, per cui una garanzia precisa. Che cosa dobbiamo fare? La sfida qui è particolarmente tosta, perché noi vorremmo passare Ferragosto insieme ai nostri amici, non lontano da loro sulla griglia. E allora che cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di utilizzare un dispositivo solo per cucinare tutta questa carne. Quale andiamo a utilizzare oggi? Quale mezzo? Andiamo a utilizzare il Napoleon Rog XT 625. 5 bruciatori più un sesto, che ci aiuterà molto, soprattutto per la cottura della nostra Prussian Black. Perché? Perché la Sizzle Zone, che è altro non è che il fornello laterale a infrarossi, ci consente di raggiungere una temperatura simile a quella del carbone. Arriva infatti a 800 gradi. Quindi noi andremo a fare lì la prima o l'ultima parte di cottura. Non so ancora come affrontare la cottura di questa Prussian Black, però utilizzeremo questa grande griglia da 90x45 per andare a gestirci che cosa? A gestirci le varie zone. Perché? Perché noi sappiamo benissimo che lo shock termico ci aiuta moltissimo nella cottura della carne e che abbiamo carni diverse, quindi hanno bisogno di cotture diverse, ma non per questo appunto vorremmo spendere tutta la giornata stando sulla griglia senza divertirci. La coppa di suino. Allora, la coppa di suino la faremo in un modo molto semplice. Prima parte in cottura indiretta, la impreziosiremo con un mix di spezie e poi scottata finale per raggiungere più o meno i 70-75 al cuore. Le salsicce in indiretta nella prima parte, rosolata soltanto alla fine. La pancetta a bassa temperatura nella prima parte, sotto magari mettiamo un gastro come questo, fondamentalmente con mezzo litro d'acqua, qualche foglia di salvia, e lo lasciamo andare belli sereni. E faremo tutto appunto come ci siamo detti su un unico barbecue, la Prussian, ne abbiamo già parlato. Quindi adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare ad aprire tutta la nostra carne, perché va sicuramente tamponata. Il consiglio è quello di sempre: toglietela dal frigo almeno un'oretta prima di andare a cucinarla. Perché? Perché avete modo di ripristinare la temperatura. Se partite da 4 gradi impiegherete molto più tempo. Se invece partite da 20, che non vuol dire che a Ferragosto dovete metterla sotto il sole la carne, semplicemente tenetevela in casa a 20-22 gradi, quello che è. Allora, cominciamo dalla Prussian Black. La Prussian Black, perché vi ho detto prima che non ho idea se fare la prima o l'ultima parte nella Sizzle Zone del Napoleon Rog XT 625? Perché voglio controllare l'amarezzatura. Voglio controllare l'amarezzatura. Se è molto amarezzata, faccio la prima parte in cottura indiretta, salgo piano facendo una sorta di reverse, no? Ne abbiamo già parlato molto spesso, inutile che vi spieghi per la 300ª volta di che cosa si tratta. Se invece non ho un'amarezzatura particolarmente accentuata, vado prima a scottare e poi a raggiungere al cuore la temperatura che mi serve. Vedete che l'amarezzatura qui è abbastanza importante, perché ho della marmorizzazione di grasso su tutta la superficie, un bel grasso di coperta. Quindi sì, farò la prima parte, anche questa, a bassa temperatura, in modo da riuscire a gestirmi bene una cottura omogenea. Vado a tamponarla però, cosa dite? Vedete che cosa devo fare con le mie due scamerite? Semplicemente
con la mia coppa di suino, voglio dare una veste diversa, quindi girino di olio su entrambe le mie bistecche, da una parte e dall'altra, perché voglio rendere la carne un pochino ricettiva per quanto riguarda poi, che cosa? Il rub. E che rub utilizziamo? Utilizziamo un pork dry rub di Venequ, che mi aiuta nella cottura lenta. Dentro lo zucchero dovrebbe essere una bomba, io l'ho già usato, per cui fidatevi. Lieve strofinatura in modo tale da innescare la reazione chimica tipica dei rub, sia da una parte sia dall'altra. Come sempre non paniamo la nostra preparazione, ma andiamo a mettere una dose generosa o meno a seconda anche di quello che preferite. E ci siamo, possiamo andare in griglia. Noi adesso faremo, come ci siamo detti, una prima parte molto rapida. Abbiamo il barbecue con il bruciatore di destra al massimo, il bruciatore di centro destra al minimo, tutti gli altri spenti, e abbiamo circa 150 gradi già stabilizzati. Quindi andiamo a utilizzare sia la griglia superiore sia quella di ghisa sotto per organizzare tutta la nostra carne. Ecco qua, vedete che la superficie è molto adeguata. Facciamo uno e due per quanto riguarda la mia coppa. Vado a prendermi tutto il resto, ci prendiamo salsicce che mettiamo tranquillamente qui sotto, aiutandoci sempre con i nostri guantini famosi, e andiamo anche a mettere la Prussian Black, ce la teniamo tranquillamente sull'osso, tanto non è un problema. Cosa facciamo invece con la nostra pancetta? La nostra pancetta andiamo a metterla sulla parte più calda della griglia, perché voglio farla sciogliere un po', ovviamente anche un pochino di cotenna. Mi vado a prendere quattro foglioline di... foglioline mica tanto, perché non sono così piccole. Vado a prendermi quattro foglie di salvia del terrazzo e aggiungo circa mezzo litro di acqua, così almeno cerchiamo di rendere tutto particolarmente inebriante. Ci aiuta per due cose, per l'aromatizzazione da una parte, ma anche per la caduta dei grassi, che non sono io che cado, ma è il grasso che si scioglie dalla pancetta. Chiudiamo e lasciamo andare. Naturalmente nella Prussian Black andremo a mettere, e vedete che adesso qui ovviamente si ristabilizzerà intorno ai 150 gradi, dicevo, nella Prussian Black andremo a mettere ovviamente il mitter. Allora, sono passati circa 20 minuti, abbiamo ottenuto la nostra temperatura sempre bella omogenea intorno ai 125-130 gradi. Adesso spostiamo la Prussian Black e spostiamo anche un po' il nostro gastro e la nostra pancetta. Perché? Perché sono arrivato a bersaglio con la temperatura sulla mia coppa di suino e allora voglio segnarla. Ed essendo questa parte di griglia la più calda, perché i bruciatori sono accesi al massimo, vado a sfruttare la superficie. Faccio la stessa cosa con la salsiccia, in questa maniera qui. Certo, adesso potrei anche disporre un po' meglio, però diciamo che ok, ce l'ho fatta. Questa posso anche spostarla ancora un pochino. Faccio semplicemente segnare, tanto vi ricordate che avevo messo un pochino di olio, naturalmente qualche minima fiammata c'è, però in generale devo semplicemente trovarmi i grill marks. Mentre adesso faccio cuocere bene anche la mia salsiccia e saranno questi i primi due piatti, le prime due portate che usciranno del mio box di Ferragosto. Allora, la coppa di suino è il primo piatto che esce del mio box di Ferragosto. Ho fatto una cottura in diretta per far prendere bene il rub alla carne e vedete che la carne dentro è assolutamente cotta. Io vado ad assaggiarmene subito un pezzettino, poi taglieremo tutto il resto, ovviamente. Molto saporita e soprattutto grazie al rub ha preso anche una nota di leggero piccantino che funziona. Adesso noi andiamo avanti perché le prossime sono le salsicce.
5 minuti dopo, neanche il tempo di finire la nostra coppa di suino, stiamo sul suino perché è pronta la salsiccia, che ha, si è lasciato un po' andare a un certo punto, è cominciato a zampillare il grasso dentro. Perché? Perché non l'abbiamo bucata, ovviamente. E allora cosa facciamo? Ne tagliamo un semplice pezzettino di una delle 5, giusto per assaggiare, e vedete quanto è succosa. Veramente una meraviglia. Devo dire che anche la crosticina è rimasta ovviamente nel budello, per cui andiamo un po' com'è. È calda. È calda ma è estremamente saporita ed è proprio buona. Credevo fosse un pochino più neutra, invece è eccezionale anche questa. Tagliamo, mangiamo, almeno chi può, e poi andiamo avanti col resto. Ok ragazzi, il meter mi dice che siamo arrivati a target. Abbiamo ottenuto non altissimo il nostro target sulla nostra prussiana. E adesso cosa facciamo? La spostiamo per segnarla. Tra l'altro vi faccio vedere anche un pochino il colore, guardate che colore che ha preso, è pazzesco. E noi utilizziamo per finalizzare la cottura, che cosa? Utilizziamo la nostra sizzle zone, semplicemente il fornello laterale infrarossi, che sta cacciando una temperatura pazzesca, quindi per segnarla in teoria non avrò bisogno di moltissimo tempo. Vediamo cosa succede. Naturalmente l'alta temperatura crea qualche piccola fiammata, non vi preoccupate, abbasso un po' di intensità la potenza del sizzle zone. Vado già a vedermi grill marks. Ok, qui ho un taglio difficile da far segnare semplicemente perché il grasso che fa resistenza. Ogni volta che lo uso questo fornello mi sorprende. Giro un attimo proprio perché si sta già segnando molto invece da questa parte e vado già a toglierla. Guardate che marchiatura pazzesca che ha la carne. La lasciamo riposare e poi ovviamente la tagliamo. Allora ragazzi, è bastato pochissimo, come avete visto, per fare il pezzettino di cottura diretta per questa nostra costata. Naturalmente è servito più tempo per farla riposare di quanto abbiamo impiegato per la cottura diretta. Adesso noi andiamo semplicemente a tagliarla, come sempre andiamo a tagliarla sull'osso, ovviamente. Ecco fatto, ci siamo quasi. Spostiamo. Come vi avevo detto, l'ho lasciata bella indietro e guardate dentro com'è succosa. Un colore meraviglioso. Sono molto curioso. Qualcosa mi direbbe di aggiungere un pochino di olio, magari un pochino di sale, ma vado naturale così. Ragazzi, si scioglie in bocca, è molto vellutata ed è dolce, veramente buona. Buona. Adesso noi continuiamo a tagliarla, la serviamo e poi ci manca solo il pancettone. Allora ragazzi, fatta fuori la nostra costata, ci rimane solo una cosa, la pancetta. È vero che la pancetta avremmo potuto farla con la senape, in mille altri modi, ma ci avrebbe richiesto una vita. Invece così, un paio d'ore, vediamo un po' che cosa succede. Naturalmente la nostra pancetta aveva la cotenna, e c'era ancora. Dobbiamo rendere croccante la cotenna. Come si rende croccante la cotenna? Si sbatte a temperatura siderale sulle griglie. Quindi noi adesso andiamo a spostare il nostro gastro, faremo un po' di fiamme, un po' di fumo sicuramente, visto che con la cotenna andiamo sulla parte più calda di griglia. E se sentite, provo a star zitto un secondo, mi avvicino col microfono, la cotenna inizia a scoppiettare, e quando scoppietta la cotenna significa che stiamo facendo la cosa giusta. Adesso la facciamo andare un pochino in questo senso, poi la giriamo di 90 gradi, poi la giriamo, facciamo la stessa cosa, insomma doratura, e poi speriamo di riuscire ad avere un assaggio pazzesco. È anche vero che avrei potuto toglierla, tagliarla a cubotti e rendermi più facile la vita, però ormai abbiamo iniziato così, andiamo avanti così, no? Tanto è Ferragosto, che ci frega. Allora ragazzi, appena 5 minuti, forse qualcosina di più, ed è pronto anche il nostro pancettone. La caratteristica è che la cotenna, vedete, è bella croccante, perché non lo sentite, ma la resistenza sotto le mie dita la rende appunto proprio scrocchiosa, che era un po' quello che cercavamo, no? È vero che con la pancetta i pork burnt ends sono i migliori, però
4 ore e mezza per fare le bocconcine di pancetta. Anche no, soprattutto perché è Ferragosto e vedete che se non state attenti al taglio andate a devastare tutto il lavoro che avete fatto. E soprattutto, se prendiamo un coltello che taglia, probabilmente ci rendiamo più semplice la vita. In buona sostanza, la resistenza che ho maggiore è sul fondo, proprio perché la cotenna mi dà un po' di filo da torcere. Adesso mi taglio anche il resto, inizio a inciderlo e poi vado tranquillamente a finalizzare il taglio. Allora, adesso io vado ad assaggiarne proprio poca, sempre per il solito discorso, cari ragazzi. Ah, scusatemi, prudo il naso da morire. Vado all'assaggio. Occhionante. Però buona. Però adesso devo andare a correre. Ragazzi, buona. Scrocchiosa, piena, vabbè, pancetta, di che cosa stiamo parlando? Non vi racconto nulla di esotico, ma anzi qualcosa che sicuramente avete già mangiato nel corso della vostra vita. Io vi ricordo in chiusura alcune cose. Angolodellacarne.it per questo box di Ferragosto, avete tutto il tempo per procurarvelo, quindi andate con grandissima serenità utilizzando il codice BBCOOL10 per lo sconto del 10% su tutto il vostro carrello. Naturalmente invece qui sotto trovate anche tutti i nostri riferimenti, i nostri contatti. Qui per iscrivervi tramite la campanella resterete in contatto con tutte le ultime novità di BBCOOL. E poi qui sotto, ovviamente, se volete gustarvi un altro video. Ragazzi, un grande abbraccio, alla prossima!